Il Cristo Redentore Benedicente di Raffaello è uno dei capolavori della Pinacoteca Tosio Martinengo. La piccola tavola va assegnata alla fase giovanile della produzione di Raffaello, quando l'artista, prima di trasferirsi a Roma, è ancora in stretto contatto con la corte di Urbino, dove si è formato tra intellettuali e mecenati, con la stessa educazione riservata a un giovane principe. La tavola vive del contrasto tra un paesaggio di fondo che si disperde in lievi lontananze e la figura in primo piano del Cristo Redentore, rappresentato quindi dopo la morte, avvolto parzialmente in un panneggio rosso, simbolo della passione. Il dipinto fu acquistato dal conte Tosio nel 1821 a Milano presso una famiglia di origine pesarese, la famiglia Mosca, che si era da poco trasferita in Lombardia. L'acquisto fu portato a termine con la mediazione di Teodoro Lechi, un conoscitore bresciano che aveva assistito Paolo Tosio anche per un altro acquisto importante, quello del cosiddetto ritratto di Giovinetto assegnato a Raffaello, che poi nel tempo si è rivelato essere uno dei frammenti della Pala Baronci di Città di Castello e precisamente una figura di angelo. Il dipinto va datato intorno al 1505, quando lo stile di Raffaello presenta una notevole evoluzione rispetto alle prime prove giovanili degli anni intorno al 1501. In particolare si riscontra in questa tavola un richiamo evidente e palese alla statuaria classica ripresa nella figura del Cristo, che è presentato in primo piano in una composizione che costituisce una sorta di unicum nella produzione raffaellesca. La figura è illuminata dalla luce tersa che emana dal cielo azzurro di fondo ed è avvolta in un panno rosso che da un lato richiama il tema della passione e dall'altro esalta in un forte contrasto il candore della figura del Redentore. Nel viso, descritto con minuzia, sono stati riscontrati richiami alla pittura fiamminga, proprio in questo afflato alla descrizione naturalistica che contraddistingue quest'opera. Al punto che fin dai documenti che ne accompagnarono l'acquisto si pensa che questo possa essere un autoritratto di Raffaello. Questa ipotesi è stata di recente comprovata da studi autorevoli che hanno messo a confronto questo volto con quello di alcuni autoritratti e ritratti certificati dell'artista. In quanto opera della fase giovanile del pittore, questa è sempre stata una delle più stimate e più segnalate della Galleria Tosio fin dall'Ottocento, proprio perché era diffusa all'epoca la convinzione che le opere prime, le opere delle fasi più antiche, fossero quelle che meglio testimoniavano la natura profonda dello stile e dell'espressività di un artista.